Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere un trucco che io sto usando quasi tutti i giorni, mi sta piacendo tantissimo e trovo che sia molto particolare, al di là del fatto che sto impazzendo per le labbra scure, mi stanno piacendo tanto, però insomma le labbra scure da sole o comunque con un ombretto scuro più spento sono un po', danno un look un po' troppo cupo, troppo spento, non mi piacciono e quindi ho escogitato un escamotage, cioè metto un rossetto bello scuro come questo color prugna sulle labbra e poi metto sugli occhi un trucco sull'oro, vedete? Perché l'oro sull'occhio va a dare tantissima luce, tantissima luminosità e quindi va un po' a contrastare invece con il senso un po' di, non lo so, di cupo che danno le labbra molto scure. Quindi secondo me l'abbinamento tra occhi oro e labbra scure prugna è molto bello, molto particolare e secondo me anche molto elegante. Non lo so, mi piace veramente tanto. E lo sto usando quasi tutte le sere praticamente. Spero che possa piacere anche a voi questo trucco. Io comunque ve lo faccio vedere adesso, insomma, durante il video vedrete appunto come l'ho realizzato. E io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ho già applicato la mia solita base occhi della Elfo e per prima cosa vado a illuminare l'arcata sopraccigliare con un ombretto bianco. Poi prendo un ombretto color bronzo, questo qui, e lo applico alla fine della palpebra mobile, quindi diciamo nell'angolo esterno. Poi prendo questo ombretto dorato e lo applico su tutta, anzi su metà palpebra mobile. Applico l'ombretto dorato anche nell'angolo interno. A questo punto prendo questo ombretto rosato con riflessi oro, è quasi un oro rosa, e lo applico prima nell'angolo interno dell'occhio. Poi lo prelevo con un pennello da sfumatura, sempre il colore oro rosa, e lo vado a portare sulla palpebra fissa dalla piega fino all'ombretto bianco che ho messo prima sotto l'arcata. Quindi vado a riempire tutta questa zona. Prendo poi questo color marroncino bruciato e lo applico nella piega dell'occhio. Sempre con il marroncino bruciato vado poi a delineare anche la parte della rima inferiore dell'occhio. Applico poi una matita nera nella rima interna. Vado poi ad applicare un eyeliner nero. Bene, a questo punto metto le ciglia finte e poi passo il mascara. Bene, sulle ciglia finte ora metto il mascara. Ok, il trucco degli occhi è finito. Passiamo al viso. Come sempre, per prima cosa applico la mia BB Cream della Garnier. Vado poi ad applicare il correttore chiaro sulle mie occhiaie. A questo punto vado a fare un po' di contouring. E adesso arriva la mia parte preferita, ovvero
le labbra. Allora, per le labbra scelgo una matita color Move e vado a delineare tutto il contorno. Fatto questo, procedo con il rossetto.